con Luca Grisanti. Andiamo alla verifica di questo tiro di Luca Grisanti di San Fortunato, poi potremo credo stilare la classifica della palestra. 5 punti, quindi sono 9 punti per San Fortunato, 8 per San Bartolomeo e 7 per San Francesco. Ricapitolando, quindi vince la palestra Sant'Agostino, al secondo al terzo San Bartolomeo e al quarto posto San Francesco. Ora avremo il tiro per la freccia d'oro. Allora, il regolamento dice che la freccia d'oro la vince chi fa almeno un 5. Noi abbiamo 7 palestrieri che hanno colpito il 5. Poi per lo spareggio bisogna fare la somma dei due tiri. A questo punto abbiamo solamente 2 palestrieri che hanno colpito ulteriormente il 5 e sono Diego Ceva Bovio per Sant'Agostino e Marco Tabarrini per il quartiere di San Bartolomeo. Lo spareggio avverrà su un bersaglio diverso da quelli che avete visto, con un centro di 2 centimetri. Si disputa in questo momento, per chi fosse arrivato adesso in piazza del Giordano, la gara della freccia d'oro fra Diego Cervabovio, Sant'Agostino, e Marco Tabarrini, San Bartolomeo. Al tiro Diego Cervabovio. Ora andiamo a vedere il punteggio, considerando che qui la freccia non si toglierà dal bersaglio, ma resterà lì fino al termine della gara. Adesso è la volta di Marco Tabarrini e poi arriva alla verifica di chi è andato più vicino. Ora preghiamo di restare in silenzio e impedire a Marco Tabarrini. Thank you.
classifica riduceva al millimetro per decidere il vincitore del Frecciadoro.